Ho scritto molte storie su persone per bene, ma questa volta ne scriverò una su due personaggi antipatici: Tommy Tasso e il signor Toad. Mr. Bouncer era ormai molto anziano. Viveva con suo figlio Benjamin Coniglio, la nuora Flopsy e un bel mucchio di nipotini. Dai tu un occhio ai piccoli, per favore. Noi andiamo a fare compere in città. Cosa? Come? Certo, certo, oh, mia cara. Guarda Flopsy, come dormono i miei piccolini. Farò buona guardia. Non staremo via molto. Oh, andate, andate pure. E divertitevi, miei cari. Pensi che si troveranno bene con mio padre? Ma certo! Tuo padre è un coniglio responsabile. Ricordi, fu lui a salvare te e Peter nel giardino del signor McGregor quando eravate piccoli. Hai ragione, me lo ricordo ancora. Ehi, ehi, c'è nessuno in casa? No, temo proprio di no. Ma insomma, che giornataccia! Neanche un verme. Beh, pazienza. Niente da fare. Niente vermi, ranocchi o vespaie. Basterebbe anche solo un girino. Diventa sempre più difficile procurarsi da mangiare. Sto morendo di fame oggi. Come te la passi, amico? Oh, sei tu, vecchio Tommy. Esatto, ti trovo in ottima forma, nonno Bouncer. Già. Oggi sono di guardia ai piccoli di mio figlio Benjamin.
Dormono tranquilli come angioletti. Lo vedo. Come sono graziosi e cicciottelli. Accomodati, facciamo quattro chiacchiere insieme. Che novità mi porti dalla collina, caro amico Tommy? Oh, soltanto cattive notizie, vecchio mio. Le uova di fagiano scarseggiano per colpa del signor Todd e le lontre si sono pappate tutte le rane. Non faccio più un pasto decente da 2 settimane. Dovrò diventare vegetariano o finirò per mangiarmi la coda. Vegetariano! Questo è davvero buono, proprio così. Mangiarti la coda. È una brutta situazione. Il cibo scarseggia e rischio di patire la fame lassù in collina. E lo sai di chi è la colpa, vecchio mio? Del signor Todd. La volpe. Cambiamo discorso, Tommy. Posso invitarti a casa a gustare una fetta di torta e un bicchiere di vino di primula per, come dire, tirarti su di morale. Coraggio, entra, amico mio. Accetto con molto piacere. Bene. Grazie. L'ospitalità è un dovere. Sì, è un grosso guaio. Non si trova più niente da mangiare da quando Todd si è svegliato dal letargo. Posso offrirti un sigaro di foglie di cavolo, tieni. Oh, grazie, ma non vorrei abusare del tuo generoso cuore, vecchio mio. Sono anni che non fumo un buon sigaro. Ah, oh, che meraviglia. Buono, eh? Di un po', hai per caso incontrato il vecchio Isacco durante le tue passeggiate? Mi farebbe piacere rivederlo, eravamo buoni amici. Mi dispiace, ma non lo conosco, sai, io sono un tipo molto solitario. Oh, anch'io adesso non ricevo più molte visite. I tempi sono cambiati. Sì, i tempi sono... Bene, ti auguro buon riposo, nonnino. Mi prenderò io cura dei piccoli coniglietti. Ti prego, rispondi! Ma che succede? Ma dove sono i miei piccoli? Hai sentito? Dove sono i piccoli? Oh, no! Sento un odore che non mi piace, Benjamin. È passato qualcuno, papà? È la puzza di Tommy Tasso! È stato lui a portare via i nostri bambini! Non preoccuparti, Flopsy, cara. Acciufferò quel ladruccolo. Ma dove sarà andato? Oh, come hai potuto abbandonarmi? Io mi fidavo di te. Ci sono, da questa parte. I miei bambini te li sei fatti portare via da sotto il naso. Uovo, foglie e radici, radici e foglie. Il mio povero stomaco reclama ben altro. Ah, a colazione, a pranzo, per la merendina e per la cena. Teneri coniglietti. Cugino Peter, Peter coniglio. Cugino Benjamin, che ti succede? Mi hanno rapito i piccoli. È stato Tommy Tasso, è passato di qui. Tommy Tasso? Proprio lui. Raccontami tutto dall'inizio. Sì, io e Flopsy siamo scesi in città. Abbiamo affidato i piccoli a mio padre, ma all'improvviso è comparso Tommy Tasso. Puoi ben immaginare il seguito. Certo che posso immaginarlo. Non perdiamo altro tempo. Se hai visto il signor Todd nella casa di Candy, vuol dire che Tommy è andato nell'altra casa, quella sulla collina. Vediamo un po'. La misura è giusta. Sbrighiamoci, Peter.
tavola è apparecchiata. Ah. È ancora presto. Scusa, Cottontail, hai visto Tommy Tasso da queste parti? Sì, proprio poco fa. Sembrava contento. Scusi, signor Scoiattolo, ha per caso visto Tommy Tasso? Sbrigati, Benjamin! Siamo quasi arrivati! Dai, corri! È più veloce di così, non riesco! Aspettami! Aspettami, Peter! Cugino Peter, aspettami! Non gridare, potrebbe sentirci! Che posto orribile, Peter. Non fare rumore. Quando vide il tavolo di cucina, Benjamin trasalì per la paura. Era tutto apparecchiato e pronto per la cena. Vieni, andiamo a vedere dall'altra parte. Questo posto mi mette paura. Ehi, guarda, lo riconosco. Sta dormendo. Cosa tiri giù? L'abbiamo trovato. È andato alla torre. Con gli stivali. Con gli stivali sporchi di fango. Dalla finestra. Già, ma purtroppo l'ha chiusa dall'interno. Ho sentito un rumore. Sì, è Tommy Tasso, sta russando. Oh no, Peter, ho sentito qualcosa di strano. Guarda, Benjamin, quella porticina vicino al camino. Sono loro, i miei piccoli. Grazie al cielo, sono vivi! Shh, non urlare, Benjamin, potrebbe svegliarsi! Dobbiamo ragionare con calma. Non dobbiamo agitarci. Una sola mossa falsa e tutto è perduto. L'unico modo è scavare un tunnel, un passaggio che ci porti dritti in cucina. Oh, sì, sì, hai ragione. Mettiamoci subito al lavoro. Vieni, Peter. Spuntato il sole. Ormai dovremmo aver raggiunto il pavimento della cucina. Non ci resta che fare un bel buco, sbucare fuori e liberare i piccoli. Shh.
strano odore. Si direbbe odore di tasso. Sì, questo è proprio odore di tasso. Si è intrufolato nel mio letto. Quanto odio quel tasso. Adesso gli darò una bella lezione. Lo sveglierò con una sgradevolissima sorpresa. Il signor Todd era così magro che non riuscì a sollevare il pesante secchio sopra la sua testa per appenderlo al gancio. Ci pensò un po' su e poi decise di svuotare il secchio nelle brocche e nel catino. Finalmente riuscì a sollevare il secchio vuoto e ad agganciarlo sopra la testa di Tommy Tasso. Visto che non era riuscito a sollevare il secchio pieno, aveva deciso di riempirlo piano piano usando le brocche. Il secchio era quasi colmo e dondolava pericolosamente. Ma cosa sta facendo? Il signor Todd terminò i suoi preparativi. Il secchio era colmo d'acqua. La corda tesa sopra la testa di Tommy Tasso usciva dalla finestra ed era legata all'albero. Senti, si può sapere che succede? Vedi, diamo la sveglia a quel piccolo furfantello. Non si slega. Dovrò ricorrere a un altro sistema. Perfetto. Neanche un grido. Qualcosa mi è andato storto. Oh, è magnifico, nessuna resistenza. Chi l'avrebbe immaginato? È andata meglio del previsto.
Ora non mi resta che fare sparire la carcassa di quell'odiosa creatura. E poi porterò fuori il mio letto che si asciugherà sotto il sole. Disinfetterò tutta la casa con del sapone, o ancora meglio con dell'acido muriatico che non lascerà alcuna traccia. Sì, dovrò lavare anche il tappeto persiano per togliere quella sgradevole pozza. Buongiorno, ma che bella sorpresa, caro Todd. Giusto in tempo per la colazione. Te la servo immediatamente. È il momento buono, Benjamin. Flopsy, scusami, io non volevo. Flopsy! Benjamin! Peter! Oh, grazie al cielo, siete tutti salvi! Ecco, tutto è bene quel che finisce bene, lo diceva sempre la mamma. Grazie, cugino Peter. Figurati, mi sono anche divertito. Nonno Bouncer fu perdonato e cenarono tutti insieme allegramente. Signora, puoi imbucarla tu, per favore? Subito.